Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' di oggi per quanto riguarda il calciomercato e nello specifico andiamo a vedere quello italiano, quindi Serie A, Serie B e Serie C. E direi che possiamo subito iniziare con la Serie A perché parliamo di Venezia, un Venezia che comunque vuole rinforzarsi, ha fatto comunque diversi colpi, diverse scommesse, giocatori comunque da paesi un po' esotici nel freddo, comunque nel senso che hanno preso diversi giocatori dalla Scandinavia, comunque da paesi un po' particolari, e si punta comunque un giocatore di categoria, se vogliamo, di Serie A, comunque da Serie A, un nome per il reparto offensivo, perché stiamo parlando di quello, è quello di Giovinco, che comunque interessa al Venezia, ma si parla anche di Farias, attaccante comunque che ha grande esperienza nella categoria, ha comunque giocato a Lecce, Cagliari, La Spezia la scorsa stagione. Comunque tutte piazze di medio-basso livello e sicuramente per una neopromossa come il Venezia potrebbe essere un ottimo colpo di calciomercato per garantire comunque una seconda punta, un'ala comunque di qualità, veloce, comunque che può essere sicuramente un'arma in più per il Venezia l'anno prossimo. Certo che dal punto di vista economico è una trattativa complicata perché al Cagliari comunque percepisce delle cifre importanti, quindi sarà comunque difficile strapparlo ai sardi, però comunque si prova a fare qualche tentativo, magari un prestito così come è stato fatto con lo Spezia, vediamo un po' comunque. Però invece di rinnovi è ufficiale quello di Kolarov, rinnovo inaspettato, sembrando comunque di un difensore terzino classe 85 che firma un annuale con l'Inter, giocatore che comunque all'Inter si è riscoperto braccetto perché in realtà lui ha sempre fatto il terzino di spinta, comunque ai tempi belli alla Roma, alla Lazio, comunque prima ancora. Giocò come terzino, invece con l'Inter di Conte ha giocato come braccetto di sinistra, trovando comunque anche poco spazio, visto che il quinto non lo può fare. In una difesa a 4 lo può fare, ma visto che Inzaghi fa lo stesso modulo di Conte, lo utilizzerà sicuramente anche lui come braccetto di sinistra e è ruolo comunque anche migliore se vogliamo, anche se comunque non è che sappia fare una grandissima fase difensiva, però comunque è una riserva, alla fine rimane per quello, un po' inaspettato perché comunque tutti ci aspettavamo, io compreso comunque, ci aspettavamo il suo non rinnovo, il suo mancato rinnovo, invece arriva un rinnovo probabilmente perché l'Inter non vuole andare a sostituirlo con altra gente sul mercato, anche se c'è un certo Van Aanholt in casa che è comunque un buon difensore, però comunque deve fare esperienza, magari l'Inter ha deciso di virare sul rinnovo per non andare comunque a dover trovare un giovane su cui scommettere, non dover comunque andare sul mercato a trovarne un altro. Semplicemente probabilmente è arrivato per questo. Sicuramente andrà in scadenza la prossima stagione, visto che ha firmato un annuale sicuro al 100%, la prossima non rinnova, anche perché ha anche una certa età, 36 anni ormai. Ma è un rinnovo un po' inaspettato, sinceramente, non me l'aspettavo, però comunque l'Inter ha voluto riconfermare anche Kolarov per la panca, comunque come riserva, perché poi alla fine quello farà. E questo è. A questo punto però parliamo delle notizie interessanti in casa fiorentina, perché già se ne parlava. Già lo sapevamo comunque più o meno, perché è ufficiale Burdisso, il nuovo direttore tecnico della Fiorentina. Praticamente affiancherà Pradè, diciamo, nella ricerca dei talenti, in realtà lui si occupa, credo si occuperà comunque più che altro nel talent scout, se vogliamo, andare a cercare comunque talenti e giocatori magari in Sud America, visto che la conosce molto bene, essendo lui argentino, e quindi comunque farà un po', diciamo, la spalla. Il direttore tecnico comunque di Pradè, quindi che svolge ruolo di direttore sportivo e comunque lo affiancherà quindi Pradè, diciamo, nell'andare a ricercare i giocatori e trattarli. Questo è un po' il discorso. Probabilmente possiamo dire che lui li va a cercare e poi Pradè li tratta dal punto di vista economico, se vogliamo, trova, diciamo, dei conguagli, non so come definirli, comunque fa le trattative un po' Pradè, possiamo dire così, se vogliamo, ma comunque è una spalla alla fine. E comunque Burdisso ovviamente lo conosciamo molto bene per i suoi trascorsi a Firenze, a Genova e in tantissime piazze. Vediamo cosa riuscirà a fare comunque come dirigente. A questo punto però parliamo di Serie B, perché è ufficiale il rinnovo di Butic con il Pordenone. Stiamo parlando comunque di un attaccante classe 98 che firma un triennale con il Pordenone, attaccante comunque che l'anno scorso me lo ricordo solo per il gol al Cosenza nell'ultima giornata in realtà, ma a parte questo, comunque a parte le battute, ha fatto una stagione discretamente buona. Alla fine, quando chiamato in causa, ha sempre fatto trovare pronto. Non ha comunque giocato come titolare inamovibile. Però è un giocatore che dovesse partire Churria, così come si parla, comunque dovrebbe andare in Serie A. Piace all'Hellas e a diverse squadre di Serie A. Comunque credo che se ne vada via da Pordenone. Churria potrebbe comunque in un certo senso sostituirlo. Comunque una buona prima punta, un buon seconda punta, potrebbe
potrebbe anche eventualmente farla, però comunque è un attaccante, diciamo, sicuramente buono, alla fine è anche giovane, quindi diciamo rientra anche nell'ottica di avere comunque un allenatore giovane come Paci e avere anche una rosa con tutto sommato giovane. Più probabilmente l'idea di mercato è questa, voler comunque andare a puntare su una scommessa come allenatore e comunque costruirci anche una squadra giovane dietro, quindi la conferma di Butti ci è importante anche in questo senso, comunque 98 quindi è molto giovane, ex Cesena tra le altre, è comunque un attaccante sicuramente di livello che la categoria la merita. Così come Giacomelli anche esso rinnova con Vicenza, anche lui comunque rinnova, anche esso non si può sentire, comunque ha la classe 90 che firma un annuale con opzione per il secondo, ciò vuol dire che comunque questo è un anno di, non dico di prova perché non c'è da provare nulla, Giacomelli lo conosciamo molto bene, però comunque un anno in cui poi alla fine dell'anno si deciderà se ha fatto bene, si riconferma, se no no, quindi viene esercitato o meno l'opzione di rinnovo. Per l'anno successivo, questo è un po' il discorso. È un esterno comunque di livello, può eventualmente giocare anche come trequartista, comunque è un giocatore veloce, un giocatore comunque tecnico, tra l'altro rigorista, batte comunque i rigori, quindi un giocatore molto importante all'interno del Vicenza, di Di Carlo, e anche la scorsa stagione lo ha confermato comunque facendo 3 gol e 7 assist, che comunque non sono male, sicuramente poteva fare qualcosa di più a livello di gol, anche se mi ricordo Falcone gli ha parato un rigore con il Cosenza. Però ha tantissima esperienza, veramente in Serie B soprattutto, quindi è un giocatore importantissimo da riconfermare e lo ha fatto. Tornando un po' però in casa Pordenone c'è un colpo molto interessante per il reparto di centrocampo, perché è ufficiale l'arrivo di Onisa, centrocampista classe 2000 che firma un triennale con il Pordenone, arriva a titolo definitivo dal Torino, giocatore che mi ricordo piaceva anche al Cosenza la scorsa sessione di calciomercato. La scorsa estate il Cosenza lo cercava in prestito, o comunque almeno secondo le fonti, secondo le notizie, e invece arriva a titolo definitivo al Pordenone, quindi quello che vi dicevo prima, Pordenone che punta su giocatori giovani. La conferma di Butic, la conferma anche di Mannino sempre a centrocampo, di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa, comunque giocatore classe 97, quindi comunque anche lui giovane, e comunque anche l'allievo di Onisa che comunque è un profilo under, è un 2000, un giocatore di prospettiva, che può comunque risultare utile anche nel breve comunque periodo, assolutamente colpo di livello, sicuramente colpo di buon livello, comunque non lo prende neanche in prestito, ma lo prende comunque in definitivo, quindi è del Pordenone, quindi dovesse fare molto bene, poi può farci plusvalenze tranquille, quindi sicuramente è un rinforzo per i reparti centrocampo e in prospettiva, ma ripeto, anche nel breve periodo, sicuramente importante. Parlando invece di notizie, parliamo di due neopromosse che si contendono l'Isi. Lisi che attualmente è svincolato, terzino che possiamo definire fluidificante, comunque può fare entrambe le fasi, le può fare bene, comunque negli ultimi anni ha giocato al Pisa, però questa stagione si è svincolato, non ha rinnovato il contratto, quindi attualmente si può essere preso a zero pagando semplicemente lo stipendio. Alessandro e Perugia lo starebbero contendendo, un terzino di categoria, può fare assolutamente bene, tra l'altro nello specifico un terzino sinistro, quindi verrebbe comunque messo come terzino sinistro, in realtà l'Alessandria su quella fascia da Celia, che tra l'altro piace a diverse squadre, quindi potrebbe partire Celia e arrivare Lisi, e comunque a livello di esperienza sarebbe un ottimo. Cioè, ma in realtà sapete che avere Lisi e Celia non sarebbe male, alla fine Lisi comunque è un pochino più esperto rispetto a Celia, mentre Celia comunque è un 99 se non mi ricordo male, quindi giovane. Ecco, avere sulla fascia sinistra per Alessandra Lisi e Celia non sarebbe per niente male comunque. Ecco, vediamo un po', comunque anche il Perugia è interessato però. Ce lo vedrei bene, ecco, pensando comunque al fatto che da quella parte c'è lì all'Alessandria, ce lo vedrei bene comunque su quella fascia. Quindi attenzione un po' a quelle che sono le novità riguardo all'Isi, che comunque può essere preso a zero, quindi è comunque già di per sé un colpo ancora che può essere definito comunque già migliore, perché ripeto, non devi neanche pagare niente di particolare. Parlando sempre di notizie, il Monza sarebbe su Mazzitelli, Monza che vuole andare a rinforzare il centrocampo, si parla comunque di una trattativa chiusa con la SPAL per Valoti, centrocampista da Serie A, ma è da Serie A tranquillamente, ma il Monza sembrerebbe averlo chiuso e si punta un altro giocatore che sarebbe veramente importante per la categoria, cioè Mazzitelli, che è un altro centrocampista che la Serie A l'ha fatto in lungo e largo, a Sassuolo. Un centrocampista che veramente per la categoria sarebbe un ottimo colpo di calciomercato e il Monza starebbe provando a chiudere per quindi il mediano ormai ex Sassuolo. Sicuramente sarebbe un rinforzo importante e andrebbe comunque a rafforzare il centrocampo. Quindi con Barberis, che a me sinceramente non dispiacerebbe rivederlo a Crotone,
con Barberis, che quindi potrebbe essere in uscita, visto che comunque arriva proprio Mazzitelli nel suo ruolo, potrebbe lui comunque voler andare via, anche perché è dove gioca Barberis, lui vorrà giocare titolare, comunque centrocampista di grande livello. Torniamo a Crotone, Barbe, vediamo un po'. A questo punto chiudiamo con ufficialità in casa Ternana, perché è arrivato proprio un centrocampista, cioè Agazzi. Stiamo parlando comunque di un centrocampista classe 93 che firma un biennale con la Ternana, giocatore comunque che arriva da svincolato, se non mi ricordo male, visto che ha giocato a Livorno nell'ultima stagione e di conseguenza comunque si è svincolato da Livorno. Centrocampista di categoria, ha fatto tante presenze comunque in Serie B con diverse squadre, tra cui anche il Vicenza, il Foggia, comunque diverse presenze in categoria, quindi ha comunque esperienza. È un colpo, sicuramente dovesse arrivare di livello, che va a rafforzare il centrocampo della Ternana, che comunque anche il direttore sportivo Leone ha annunciato che non si fanno troppi colpi, vuole riconfermare la rosa che ha vinto la Serie C, il Girone C, e comunque aggiungere 5-6 tasselli che possono essere importanti. Uno di questi quindi è proprio Agazzi, e sicuramente rappresenta un colpo, ripeto, importante per il centrocampo, per andare comunque a rimpolparlo ancora di più, seppur comunque il centrocampo della Ternana con i vari Palumbo, comunque sicuramente già, che tra l'altro ha riscattato pure la Ternana, mi ricordo l'ho riscattato qualche settimana fa, centrocampo comunque veramente interessante. A questo punto chiudiamo con la Serie C, perché ci sono diverse notizie. La prima riguarda un'ufficialità in casa Modena. Arriva infatti ufficialmente Nelli, centrocampista classe 2000, che firma un triennale, non riuscivo a leggere, comunque firma un triennale con il Modena, un rinforzo di livello, comunque un profilo under, un Modena scatenato su tutti i punti di vista, da prendere Marotta per il reparto offensivo, i vari Ciofani, andato a prendere comunque anche l'ex Renzetti, l'ex Chievo, comunque rinforzi veramente di alto livello, tutti di esperienza soprattutto, e va comunque a prendere alcuni under. Baroni sempre il reparto difensivo, il 98, ex Frosinone, e adesso arriva comunque anche Nelli per il reparto di centrocampo, che è un 2000. Quindi un mercato fatto di giovani e di giocatori più di esperienza ma di grande livello, sicuramente comunque arriva per più anni, comunque arriva dalla Serie D, dal Serravazze mi sembra, adesso vado anche a controllare, però comunque sono dei colpi comunque oculati, fatti bene, secondo me comunque può fare molto bene. Ha giocato al Seravezza e al Crema questa stagione, centrocampista comunque viene dalla Serie D con una scommessa, ma che comunque può far bene sia nel presente comunque come riserva inizialmente, che comunque anche a lungo termine. A questo punto però parliamo anche di un colpo in casa Pontedera, perché qui c'è l'arrivo di Shiba, altro under, stiamo parlando di un terzino classe 2001 che firma un biennale con il Pontedera, un rinforzo sicuramente interessante. Shiba, che la scorsa stagione ha giocato in Serie C a Ravenna, tra l'altro è cresciuto comunque nei giovanili del Sassuolo, è sicuramente un rinforzo che ci può stare, è un 2001, quindi un profilo under che comunque può tranquillamente crescere, ed è un colpo comunque per i prossimi 2 anni per il Pontedera sicuramente di livello. A questo punto direi che possiamo parlare di un colpo in casa Entella invece. Colpo molto interessante, arriva infatti Barlocco, difensore classe 95 che anche lui firma un biennale, ripeto, ormai se ci firmano tutti un biennale. Ormai, cioè, comunque non tutti, ma la maggior parte sì. Barocco, tra l'altro, anche ex Vicenza, cioè, difensore comunque di livello, difensore centrale assolutamente buono per la categoria, per comunque un'Entella che vorrà comunque assolutamente provare il ritorno in Serie B, ed è un difensore comunque che può comunque dimostrare di valere comunque poi la promozione. Vedremo se ovviamente ci riuscirà, perché poi non è semplice, perché l'Entella dovrebbe essere inserito nel girone B, credo, non lo so comunque, visto che la composizione non è più verticale ma è in orizzontale, però comunque a parte questo, comunque bisogna un attimo vedere il girone, però comunque sicuramente rinforzo il reparto difensivo di grande livello. Andando avanti parliamo di un colpo in casa Renate, un Renate comunque che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Ferrini comunque per quanto riguarda il reparto difensivo, arriva un esterno molto interessante che è Moracchioli, esterno classe 2000 che firma un biennale con il Renate, comunque arriva sempre un giovane perché Ferrini è un classe 98, e arriva comunque anche, come dicevo, Moracchioli che è un 2000, quindi un under, un giovane che può fare bene sia adesso che comunque in prospettiva. Ha giocato comunque questa stagione alla Pistoiese e al Limolese, con cui comunque poi si è salvato. Nella seconda parte di stagione con Limolese si è salvato tramite i playout proprio contro il Fano, se non vado errato, ed è comunque per i prossimi 2 anni un rinforzo sicuramente interessante, è un under e comunque con Paravicini può sicuramente far bene. E a questo punto direi che possiamo andare avanti con l'ultima ufficialità, perché si parla di Viterbese, una Viterbese che pensa
anche agli under, perché abbiamo visto due colpi under negli ultimi giorni, un difensore dal Matelica, e abbiamo visto anche l'arrivo comunque anche, beh, adesso vi dico anche chi è il difensore, se non mi ricordo, chi è comunque il difensore che è arrivato? Beh, Ricky comunque, se vi ricordate, abbiamo parlato anche nel video precedente, comunque che è uscito qualche giorno fa, e abbiamo parlato anche, adesso lo devo trovare, se no non vado avanti il video, non va avanti se non lo trovo, e Fracassini, è vero, Fracassini comunque che è arrivato, ma a parte questo, come dicevo comunque, arriva anche un giovanissimo, Duffizzi, esterno classe 2004, che firma un triennale con la Viterbese, sicuramente non farà parte della prima squadra, comunque arriva dalla Serie D comunque, dove ha giocato col team Nuova Florida, un giocatore che ha già comunque fatto le presenze in Serie D, ragazzi, cioè veramente di grandissima prospettiva, un 2004 che piace anche a squadre di Serie A, e la Viterbese fa un colpo veramente importante perché anticipa tutti, ed essendo 2004, ragazzi, cioè alla fine ci fa una plusvalenza sicuro, se lo mandi in Serie A ci fa una plusvalenza certa, quindi è un rinforzo importantissimo, giocherà sicuro in primavera e comunque nella Berretti o comunque nella giovanile ancora. Più giovani, under 18, vediamo comunque, non so, potrebbe giocare negli allievi, non lo so comunque, sinceramente, se dici quali siano poi le varie a scalare giovanili, però comunque sicuramente colpi prospettiva molto importante, proprio perché lo strappa comunque a società di Serie A. E a questo punto però parliamo anche di Emma Usso che è in uscita comunque dal Lecco, e si parla di Foggia ed Ancona Matelica interessata, Ancona Matelica quindi potrebbe riproporre il duo offensivo comunque della Vibo dell'anno scorso, perché ha già preso Berardi, potrebbe arrivare anche Emma Usso. Io nel mio polo mercato della, nel mio modesto polo mercato della Vibonese l'ho preso, io lo vorrei rivedere a Vibo, e Emma Usso come potrebbe far bene, però comunque il Foggia nel girone C è interessato, anche ancora Matelica comunque interessato, vediamo un po'. E parlando di ex calabresi, parliamo di Tremolada, ex Cosenza, ha fatto comunque 6 mesi discretamente buoni, poi alla fine con tanti alti e bassi, ma un giocatore comunque che abbiamo sempre saputo essere un po' incostante, però con dei numeri quando in giornata veramente fantastici. Ma a parte questo, comunque piacerebbe al Bari in C. Tremolada, che sarebbe uscito da Pordenone, potrebbe non essere riconfermato, un giocatore che merita la B, cioè almeno la B la merita, cioè se avesse continuità sarebbe da Serie A tranquillamente, ha le doti tecniche, ha le qualità per stare in Serie A. Ma la Serie C non la può vedere, cioè veramente non può andare in Serie C. Dovesse andare a Bari sarebbe un rinforzo veramente, che se non va in B con Tremolada, cioè o con la squadra che sta creando il Bari d'Enrico, cioè se non va in B con questa squadra qui, ragazzi, deve andare a mettersi a piangere il Bari per un altro anno, cioè non può. Ma sarebbe un rinforzo straordinario, veramente straordinario, uno dei migliori rinforzi di quest'anno della Serie C, perché Tremolada è un giocatore, ripeto, ha doti tecniche da Serie A. Se avesse un po' più di continuità, è un giocatore che la B la deve giocare. Ha un Alessandria, un Perugia, che ne so, un Pisa, comunque, ma la deve giocare la Serie B. La Serie C non la merita, secondo me. Però comunque, vediamo un po'. Il Bari è interessato, sta comunque richiedendo informazioni. Sembrerebbe essere uscito dal Pordenone. Vediamo un po' quello che accadrà. A questo punto mi fermo. Ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi.